Prima di cominciare, comunico che dal 23 dicembre dello scorso anno il canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome, rinnovandosi in Canal 104 Plus col desiderio di ampliare le tematiche della sana alimentazione, oltre a qualche dolce, dato che l'autore è uno chef pasticcere professionista. Il secondo canale YouTube è rimasto sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per rimanere aggiornati, fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente completato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che, per ovvie ragioni delle linee guida del regime, non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro Il risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova. Nella home di www.tinelli.eu, se cercate, riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca, cerca, trova, trova. Collaboro inoltre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Buone cose a tutti e a tutte. Su questa pagina. Come tutte le radiazioni elettromagnetiche, le onde radio si propagano in linea retta e possono interagire o essere influenzate da elementi diversi. Le diversità di comportamento dipendono essenzialmente dalla loro frequenza e lunghezza d'onda, che conferisce loro una precisa connotazione. Un'altra pagina. Le onde elettromagnetiche si muovono tutte e sempre in linea retta e si propagano tutte alla stessa velocità. Leggiamo questo. Il segnale si propaga in linea retta. Vediamo anche questa. Tutte le onde elettromagnetiche e quindi anche quelle radio si propagano in linea retta. Usiamo questo articolo per prendere altre informazioni. Basandosi su questa considerazione, gli scienziati della fine del XIX secolo erano molto scettici sull'utilità degli esperimenti con onde radio di Guglielmo Marconi, in quanto la curvatura della Terra pone un limite, pari a circa 30 km alla distanza che può essere percorsa in linea retta, cioè lungo la visuale dalla sommità di una torre alta 100 metri. Ah, pertanto da questa affermazione si evince che nessun segnale segue la presunta curvatura terrestre. Il credo che le onde radio seguano la presunta curvatura terrestre è una favola inventata da pochi anni per giustificare che possa arrivare a distanze lontane. Attraverso indice alfabetico cercate e visionate il video Microonde 235 km in linea retta, solo su una terra piana. Esattamente come la favola dell'effetto Coriolì, dove nessun professionista calibra il tiro per mirare al bersaglio tenendo conto della rotazione terrestre, come ho fatto personalmente quando ero un ottimo caposquadra mortaista, e nemmeno le navi, quando sparano, tengono presente dell'effetto Coriolì. La trasmissione coronata da successo attraverso l'Atlantico di segnali radio da parte di Marconi del 1901 obbligò gli scienziati a riconsiderare la propagazione delle onde radio nell'atmosfera terrestre e portò alla scoperta della ionosfera. La ionosfera non è una scoperta, ma una invenzione sempre per giustificare la propagazione delle onde radio a lunga distanza, perché nel 1901 nessuno era mai andato a 50 km di altezza dove dicono inizi la ionosfera. Leggiamo anche questo sulla mitica Wikipedia. 1902. Le onde elettromagnetiche si propagano solo in linea retta, almeno in un mezzo omogeneo. Per spiegare come i segnali radiotelegrafici emessi da Marconi siano riusciti ad aggirare la rotondità della Terra, Heaviside in Inghilterra e Kennelly in America immaginano l'esistenza ad altissima quota di strati riflettenti per le onde radio, gli strati Kennelly-Heaviside. Immaginare è come credere. Credere è nemico di conoscere, come quando vi fanno immaginare di andare su Marte. Sono cinque generazioni che illudono le persone ad andare su Marte. Attraverso indice alfabetico trovate la voce Marte, programmazione del viaggio iniziata nel 1950, che vi apre il cartone animato della Walt Disney. Distribuito nel 1950, ovvero 74 anni fa. Coloro che sono in vita da 70 anni come me hanno visto le generazioni dei loro nonni, i loro padri, la nostra, quella dei figli e quella dei nipoti. Qualcuno ha anche i pronipoti a 70 anni. Auguste Piccard solo nel 1932 è arrivato a 16.000 metri dicendo che la Terra sembrava un disco piatto con i bordi rialzati, mentre nel video che ho pubblicato il 25 aprile 2019, a cui accedete attraverso indice alfabetico sotto la voce
riscrivere la storia in diretta August Picard, su Wikipedia in lingua inglese avevano modificato la verità scrivendo che era stato il primo uomo a vedere la curvatura della Terra. Oggi hanno tolto la frase, probabilmente perché quando i liberi ricercatori come me portano alla luce le loro modifiche, le correggono. Ma la videata è rimasta, come per il video COVD-19 c'era già nel 2017, prima del suo battesimo. Ma i video rimangono e provano quanto ho scoperto. Quindi, quando vi suggerisco queste cose, cercate di andare a verificare, così scoprite la farsa dei precedenti 3 anni prima delle restrizioni, che vi dà la conferma di questa farsa. Ma continuiamo a leggere. È vero infatti che nel vuoto le onde si propagano in linea retta, ma il problema diventa un po' più complicato quando si tiene conto della presenza dell'atmosfera terrestre e le sue interazioni con le onde radio. È grazie alle proprietà riflettenti degli strati della ionosfera, situati tra 50 e 300 km di altezza dal suolo, che è possibile la trasmissione delle onde corte, short wave, SV, altrimenti dette onde radio, HF, ad alta frequenza, tra 3 e 30 MHz. Ora, il fatto che nel sistema Loran spieghino che parte delle onde seguono la curvatura, parte si riflettono nella parte bassa della ionosfera, 1, 2 o più volte, altre si riflettono nella parte alta della ionosfera. Mi chiedo, ma chi volete prendere in giro? Come fa la nave che riceve i segnali dalle antenne trasmittenti a distinguere il ritardo dei microsecondi di differenza per stabilire la posizione delle onde radio che seguono la curvatura, quelle che si riflettono nella parte bassa della ionosfera e poi ancora i microsecondi delle onde radio riflesse nella parte alta della ionosfera? È tutta una messa in scena, come i giroscopi che rimangono in posizione rigida sugli aerei, ma i piloti dicono che non devono correggerli, ma che si adattano alla posizione in base al GPS, mentre i produttori affermano che non esiste alcun meccanismo elettronico. È tutta una messa in scena, come quella di mostrare solo immagini in CGI a cui le persone credono ciecamente nella religione dello scientismo. Andiamo avanti. Propagazione delle onde radio nell'atmosfera. Si possono classificare 3 meccanismi con cui l'energia delle onde elettromagnetiche, in particolare quelle radio, si propaga dall'antenna trasmittente a quella ricevente. 1. Onda diretta. Nello spazio libero da ostacoli, le radioonde si propagano in linea retta lungo la visuale, cioè secondo la congiunzione delle due antenne. 2. Onda riflessa. Due tipi. A. Onda terrestre. È l'onda che si riflette sulla superficie del suolo. B. Onda spaziale. È l'onda che viene riflessa dalla ionosfera. 3. Onda superficiale. Sulla superficie del suolo sulla quale si riflette l'onda terrestre striscia l'onda superficiale. Ciò può avvenire grazie al fenomeno della diffrazione, per cui quando l'onda incontra un oggetto di dimensioni dell'ordine di grandezza della sua lunghezza d'onda, attenzione, quando trova un oggetto di dimensioni dell'ordine della grandezza della sua lunghezza d'onda, non più grande, essa tende a seguire il contorno dell'oggetto. L'effetto è tanto più pronunciato quanto più piccolo è l'oggetto. Grazie alla diffrazione le onde si propagano nelle città attorno agli edifici. Ovvio, no? L'onda superficiale viene più o meno attenuata a seconda del tipo di superficie sulla quale si propaga. Sul mare l'attenuazione è molto bassa, mentre su terreno roccioso l'attenuazione è molto forte. Mi fermo qui, ma rileggiamo uno dei primi assunti. Tutte le onde elettromagnetiche, quindi anche quelle radio, si propagano in linea retta. Avete visto scritto da qualche parte che seguono la curvatura terrestre? No. Punto.